Sembra un militare. Fammi vedere. Trascina qualcosa. Sono il tenente Diego Lopez. Abbiamo bisogno di soccorso. Non so se lo sapete, ma ci sono stati gravi scontri non lontano da qui. Abbiamo subito molte perdite. Il mio amico sta morendo. Cosa gli è successo? Ha bisogno di cure immediate. Portiamolo dentro. E che cazzo ci dice che non sono dei mercenari, eh? E tu con l'incertezza lo faresti crepare qui! Mercenari, ma che cazzo dici? Ho paura che non siate ben informati, eh? E poi se volevamo fregarvi, credi che saremmo venuti in due? E per giunta a piedi! Quanti siete? Tre? Quattro persone? No, non vogliamo fregarvi, eh? Grazie. L'unica cosa che non ci manca qui è il cibo, anche se è sempre lo stesso. Siete fortunati ad avere ancora una casa, eh? Non è la nostra casa. Quelli che ci abitavano l'hanno abbandonata da un po', come del resto tutta la zona qui intorno. Come sta? Ha perso molto sangue, ma ora sta dormendo. Pensi che ce la farà? Con quei pochi medicinali che avevo, ho fatto il possibile. Che fine ha fatto il tuo battaglione? Sebbene se ne abbia mai fatto parte.
Il sesto battaglione non esiste più. Cristo santo, il sesto battaglione. Avevo un caro collega che prestava servizio lì. Igor Forenzi. Lo conosci? No. Non ho mai avuto occasione di conoscerlo. Tutti i miei amici sono stati ammazzati, uno dietro l'altro. E quelli che hanno avuto la sfortuna di salvarsi sono stati fatti prigionieri. Il maggiore Prisco, Igor Baldini, Ivan Cresta, tutti quanti. Eravamo pochi, troppo pochi in confronto a loro, lo capite? Avevano l'intero dominio del territorio. Per fortuna sono riuscito a trovare una via di fuga attraverso il bosco. Ero rassegnato. Avevo paura che mi trovassero. E che cosa vorrebbero questi bastardi, eh? Ma ancora non l'avete capito, eh? Sangue, organi, gente giovane, ecco di cosa hanno bisogno. Non lo capite? Carne da macello. Diventeremo carne da macello. Purtroppo per loro il denaro ha ancora troppa importanza. C'è un tizio. Lo chiamano il dottore. Sì, è lui che si occupa di tutto. Una persona normalissima, a prima vista. Invece dentro di lui si nasconde tutto il male di questa cazzo di guerra. Guarda! Chiama il comandante. Comandante, la sta aspettando. Posso averne dell'altro? Ho visto un uomo venirmi incontro nel bosco. Era il soldato Vincenzo Belli. Era ridotto malamente.
sono avvicinato per soccorrermi. Voleva dirmi qualcosa. L'uomo che è dentro casa faceva parte dei ribelli, un ex lagunare. Erano venuti a salvarci, ma quei bastardi li hanno teso in imboscata. Hanno affondato la nave. Buone notizie come al solito, eh? Sempre se siano vere. Oh, sveglia, ragazzi, ma veramente credete a questo tizio, eh? Dici sul serio? C'è una barca poco lontano da qui. La scialuppa di salvataggio. Ragazzi, potremmo raggiungere Palmarola, siamo salvi! Sapresti guidarci fino alla tua scialuppa? È facile. Con un giorno di cammino ve la troverete davanti. Beh, qui ci sono tantissime barche. Sarà l'ennesimo rottame. E poi, chi ci dice che la tua barca si trovi ancora lì? Magari è stata presa da qualche mercenario o da qualche sopravvissuto? È un rischio che bisogna correre. È troppo pericoloso fermarsi qui. Ma cosa stiamo aspettando ancora? Di notte è troppo rischioso. Qual è la cosa che ci accomuna da sempre? Non uscire mai di notte. Bene. Domani, appena sorgerà il sole, saremo già pronti. Credi che ce la potremmo fare? Non lo so. Però, se fino a poche ore fa non sapevamo come uscirne fuori, ora abbiamo una barca e dei sopravvissuti. E quando saremo lì, cosa faremo? Aspettare e soprattutto sperare. Sperare che i gruppi di militari ribelli siano di più di quanto pensiamo. Ora dormi.